Buongiorno da Porto Tolle. Il 25 aprile è una festa nazionale della Repubblica Italiana che commemora la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia come simbolo della resistenza, cioè della lotta condotta dai partigiani a partire dall'8 settembre 1943. Abbiamo seguito la cerimonia della frazione di Tolle nel comune di Porto Tolle. E nel servizio ascoltiamo le commosse parole del presidente portotollese dell'Associazione Combattenti e Reduci, Graziano Gibin. Voglio ringraziare tutti che sono venuti qua in questa piazza e in chiesa a Tolle per onorare ancora una volta tutti i martiri della guerra, tutti quelli che sono morti e hanno lasciato le loro famiglie e i loro bambini. Questo è quello che oggi si prefigge di fare il nostro buon senso. Non bisogna dimenticare questi uomini, queste persone, questi giovani che sono stati trucidati, morti nei campi di concentramento. Scusate se piango, però è una cosa che sento molto, perché anche mio padre è stato internato 3 anni in un campo di concentramento in Germania ed è venuto a casa con una grave malattia e a 54 anni lo abbiamo sepolto. Ecco perché. Comunque non dimentichiamo mai questi giorni, mai dobbiamo. Anzi, dobbiamo stringerci tutti uno con l'altro e pregare per queste persone. Basta.